Noi stiamo facendo uno speciale per il telegiornale sulla nuova immagine dell'Italia. Ci può indicare dei motivi per cui possiamo essere orgogliosi di essere italiani? Ma io sono sempre stato orgoglioso di essere italiano, sempre. Ecco. Però mi sento anche cittadino, io sono orgoglioso di essere cittadino italiano, ma mi sento anche cittadino del mondo, l'ho sempre ripetuto in tutti i miei discorsi all'estero. Noi ci facciamo valere, c'è una situazione economica sociale grave, ma è grave un po' dappertutto, non è soltanto in Italia. E poi vedete, adesso un governo l'abbiamo, tiriamo avanti, finiremo la legislatura senza sciogliere il Parlamento. E anche gli italiani sembrano più orgogliosi di essere italiani. Sì, naturale. Il popolo italiano non è superiore agli altri popoli, ma non è inferiore agli altri popoli. Non sarà anche il merito suo, soprattutto? Il merito mio, no, no, non può essere il merito di un uomo. Ma la popolarità è riassunta nelle immagini di Pertini allo stadio Bernabéu di Madrid. Siamo due fumatori di pipa e gli ho detto che bruci nel fornello della pipa. Il fornello è questo, voi non conoscete, questo è il fornello. Deve bruciare come faccio io le sue amarezze e le sue delusioni. Vincerà sempre lui. Il presidente accompagna la nazionale di calcio nella finale di Coppa del Mondo tra Italia e Germania. Sarà protagonista più dei giocatori. Cross di Gentile. Gol! Ha segnato Rossi. Bergomi, Scirea, Tardelli. Gol, gol, Tardelli, raddoppio, Tardelli. Uno splendido gol di Tardelli. Esultiamo con Pertini. Tonino, il meccanico mi diceva ancora 20 minuti, poi 15, ma Dio mi ha detto 20 minuti, soltanto 5 ne sono passati. Conti, contropiede, 3 contro 2, siamo in vantaggio, vai avanti Conti, Traversone, Altobelli, e sono 3, e sono 3, Altobelli. Ero al terzo gol, no, cioè io avevo vicino Juan Carlos. Mi ha detto, sai, io non posso approfondire come fare sfida, aveva vicino Schmidt, il cancelliere tedesco Schmidt. Ho preso un abrivo che se non sto attento, vado giù dal parapetto e mi sarei staccato la testa. Pertini è incontenibile. Dice, ormai non ci riprendono più. Gentile, è finito! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Punteggio inequivocabile! E gli azzurri hanno consentito ai tedeschi soltanto di accorciare le distanze sulle 3-1. Ha giocato male Berzo, non aveva... No Berzo, lo faceva lui il 7. Io l'ho spiegato. Devo mettere l'asse. Devo mettere l'asse. Devo lasciare io. Un giornalista gli domanda se tutto questo non sia una pericolosa esagerazione, se non si corre il rischio di dimenticare i problemi della nazione. Ma i nostri problemi, ma buon Dio, ma insomma, che ci sia una sosta nelle preoccupazioni, nella tristezza, nella insoddisfazione, ci sia un po' di sosta. Dopo sei giorni di lavoro viene la domenica, no? Ebbene, chi ha lavorato i 6 giorni ha il diritto alla domenica di andarsene con la famiglia a gioire sulla spiaggia, in montagna o altrove. E gli si deve dire come mai tu gioisci quando ti attende lunedì. Io penso adesso alla domenica e lunedì verrà a suo tempo.